1RGK539 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Fabrizio Dab2 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Fabrizio Dab1 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. RGK539 ha effettuato un raid. 1 raiders entrati nello stream. Benvenuti. Fabrizio Dab2 ha effettuato un raid. 1 raiders entrati nello stream. Benvenuti. Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento. Fabrizio Dab1 1RGK5. Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento settimanale. Fabrizio Dab2 ha effettuato un raid. 1 raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille. Benvenuti a tutti. Fabrizio Dab1 ha effettuato un raid. 1 raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille. Grazie a tutti per essere accorsi al nostro appuntamento settimanale. Con il Turbo Star di Ralph Garage. Hi everyone, welcome to our week rendezvous with the Turbo Star by Ralph Garage. Salut à tous et bienvenue à notre rendez-vous du mardi avec le Turbo Star de Ralph Garage. Un saluto a tutti quanti. E come sempre benvenuti a l'appuntamento con Turbo Star Raf Garage. Eccoci qua, ci siamo. Allora facciamo così, ecco qua, perfetto. Allora adesso continuiamo il nostro viaggio, la nostra sfida, cercando di percorrere il perimetro del continente europeo. E quest'oggi partiremo da Lasi e andremo in direzione Istanbul. So today we will do our trip from Lasi to Istanbul. Today aujourd'hui nous allons parcourir la route. Nous partirons de l'Asie et nous arriverons à Istanbul. Voilà. Et alors, on y va. Andiamo. Et ovviamente, nous partons à Istanbul et ci andiamo, pardon, à l'Asie et andiamo à Istanbul. Allora, detto questo, io direi che ci siamo. Mettiamoci al lavoro. E ovviamente il mitico Turbo Star di Ralph Garage. Eccolo qua, ci sta già aspettando il nostro carico. Ok. L'ultima volta ci siamo incastrati con lo yacht. Questo mi sembra più corto, sbaglio. E allora oggi prendiamo questo di colore blu. Ovviamente andremo a modificare anche un po' il percorso. E quindi non saranno mai i chilometri che appunto ci dirà il navigatore, ma ovviamente ne andremo a percorrere molti molti di più. So we have to parkour a lot of kilometers more than the preview. Yes.
Nous allons parcourir beaucoup plus de kilomètres. Et infatti, nous devons passer vers de quoi? Burgas, giusto? Esatto, sì. Infatti, dov'è? Là, sì, Istanbul. E poi, da Istanbul, poi andremo da un'altra parte. Perfetto. Allora, io direi di partire. Andiamo. Let's start. E mettiamo anche la musica in sottofondo. Allora, cerchiamo un distributore di carburante, vediamo un po'. Allora, il distributore dov'è che sta? Sta qua giusta. Allora, io direi di fare una cosa. Vabbè, iniziamo e poi vediamo. Speriamo di non rimanere a piedi qua. Voltare a sinistra. Voltare a destra. Portiamo a destra. E allora vi do il buon inizio di settimana come sempre, anche se oggi è martedì. Mi auguro che abbiate passato uno strepitoso fine settimana insieme alle persone che amate, alla vostra famiglia o Tenersi a destra e poi voltare a destra. con chi, soprattutto con chi vi fa stare bene. Voltare a destra. I hope you have spent a very good weekend with the person you love, with your family and so on. I hope you will have a great week, and I hope I will do always to you a very good company if you are watching my live streaming or if you are watching this video on a rerun on my Twitch channel Andare dritto e poi voltare a destra. or on my YouTube channel. Thank you so Voltare much. a destra. Et alors, je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que vous avez bien passé votre fin de semaine avec les personnes que vous aimez, avec votre famille. Et je vous souhaite une autre fois une bonne semaine. Et je veux vous dire merci pour votre soutien à ce canal. Merci beaucoup à vous que vous êtes en train de me faire de la compagnie pendant la direct. Merci beaucoup à vous que vous êtes en train de regarder cette vidéo en réplique ici sur Twitch ou à l'enregistration sur mon canal YouTube. À vous, merci, merci, merci. Et alors, comme sempre, j'espère que vous avez passé un bel fin de semaine, un bel fin de semaine. Prepararsi a voltare a destra. Che vi siete divertiti, siete state buone che persone che amate, che volete bene, che famiglie, Voltare a destra. eccetera, eccetera. Vi auguro un buon inizio di settimana, pure sì, oggi. Ma cominciata settimana è martedì, però diciamo che siccome mi ha cominciato a fare è diretto coppa Coppa Twitch martedì, e allora spero e vi auguro una buona settimana a tutti quanti. E grazie a voi che mi state guardando in diretta, ovviamente grazie pure a voi che mi state guardando ancora una volta, sia in coppa i replichi, in coppa Twitch che in coppa YouTube. E mo proseguiamo. E ovviamente
è l'appuntamento nostro martedì con mitico Ralph, mitico Turbo Star Ralph Garage. Stiamo lasciando la Romania. È un po'. Ok, possiamo. Ricordiamoci della sporgenza. O rischiamo di incastrarci come l'ultima volta. E che ci hanno tolto pure un bel po' di punti carriera, oltre a un bel po' di soldini sull'itinerario. Ah, bella la composizione della bandiera della Romania su tre bandiere diverse. Ovviamente, se volete provare la mitica mod del Turbo Star di Ralph Garage, come sempre vi lascio nella descrizione del video, e facciamo anche il rifornimento qua, vi lascio nella descrizione del video. Si fa rifornimento? Ah no, non si può fare. Dicevo che nella descrizione del video vi lascio il link per visitare il sito internet di Ralph Garage, dal quale poi potrete scaricare la mod base ed eventualmente acquistare anche le mod a pagamento. Io vi consiglio di provare questa mod, le mod di Ralph Garage, e soprattutto di fare come ho fatto io, di sostenerli acquistando delle mod a pagamento, perché vi posso garantire che lo staff di Ralph Garage ha fatto un lavoro grandioso sulle mod. Sono estremamente realistiche. E ovviamente voi potete anche provare la mod base del Turbo Star, che ho già di per sé ottima, però poi ci sono anche diverse mod a pagamento, tipo il kit, quello del motore potenziato, lo scarico all'americana, lo scarico appunto dove si sente il rumore. Arvid, scusami, in questo momento ti ho letto. Buon pomeriggio e ben ritrovato. Scusami, se è da parecchio tempo qua che hai scritto il messaggio. Io purtroppo non sempre ho l'occhio che va in alto, l'overlay. Ah, ma è parecchio. Quindi 5 minuti fa mi ha scritto buon viaggio. Oh, mamma mia, mi devi scusare. È che purtroppo quando sto dicendo le cose cerco di mantenere una certa attenzione, altrimenti mi scordo di quello che stavo dicendo. Quindi buon inizio di settimana come sempre qua, anche se è martedì. E allora continuo un attimino la mia chiacchieratella. E quindi dicevo, cari amici che mi state guardando, sosteniamoli i modder, in particolar modo Ralph Garage, visto che ci ha offerto questa grande opportunità di poter guidare un mito degli anni 90 come che è il Turbo Star. E adesso ovviamente passiamo la palla, insomma adesso faccio un po' di pubblicità pure agli amici in lingua inglese. So, I want to suggest you, if you are interested to try the Turbostar mod bar of garage, you will find the link in the video description. Aiaiai, Stefano Caputan, and you will find the link where you can visit
the internet site of Ralph Garage, where you can find a lot of mods made by them. So you will find the mod base of Ralph Garage and so on, the Turbo Star, and you will find as well the mod to buy. So I will suggest you to support them, because they are doing a great job. They are a great mother for me, and they do an excellent job. So if you can, please support them at buying some mods, as I have done. Hello, si vous êtes si vous aimez le Turbo Star, c'est légende, légende sur les roues. Vous allez trouver dans la description des vidéos, soit ici sur Twitch que sur YouTube, le lien pour visiter le site internet de Graph Garage, où vous pouvez essayer, donc télécharger la mode base, qu'elle est, elle est gratuite, et éventuellement acheter autre mode comme j'ai fait. Et si vous voulez, vous pouvez aider les modeurs de Ralph Garage à faire autant des bonnes choses, des bons modes. Et voilà, merci beaucoup. Et allora, caro Arvid, hai già fatto carica caffeina? Io diciamo che ho fatto una mezza carica caffeina oggi. Mezza perché l'ho fatta veloce veloce oggi. E quindi giusto il tempo di fare gli esercizi per riscaldare un po' la voce. E giusto quei 2 minuti. E poi dopo in live. E purtroppo qua diciamo che ho fatto lo stand by un pochettino troppo sotto l'orario. Infatti ho riscontrato anche, come al solito, alcuni problemi tecnici, e quindi ho dovuto un attimino tardare di qualche minuto la live. E allora, se gentilmente, Arvid, visto che tu sei la regia, mi dici un attimino com'è la situation a proposito della live, se ci sono perdite di fotogrammi. Se gentilmente. Sto ricalcolando il perfetto, grazie. Ok. Devi sapere che purtroppo io ho la chat all'inizio della live, specialmente la guardo poco, perché solitamente dopo una mezz'oretta inizia ad entrare qualcuno, mentre invece oggi hai battuto il record dei record, e quindi è per questo che mi hai preso alla sprovvista. E quindi adesso, poi una volta che entra qualcuno in chat, poi l'occhio inizierà, noterai che lo sguardo si alzerà un po' più spesso dalla web, o in generale dal punto. Caspiterina, e pensa che me ne sono accorto dopo 5 minuti, mannaggia. Però vedi che ci sono anche i sound alert, quindi magari, ecco, a tutti voi che entrate nel canale, se vedete che io non vi rispondo subito, ovviamente adesso che siete voi, che poi quando sarete, sperando che un giorno potreste essere più di, ecco così, insomma, quando entrate, mi raccomando, e vedete che non rispondo, utilizzate un sound alert, in modo tale che io poi alzo lo sguardo e mi accorgo di voi.
grande Giove. E comunque, caro Arvid, secondo te, io adesso ho un motore da 640 cavalli. Secondo te, quanti gigawatt di potenza svilupperà questo motore? Vediamo un po' se conosci bene la risposta. È nei sound alert. Ci impiega, se non ricordo male, o 30 o un minuto prima di darti la possibilità di utilizzare il sound alert. Quindi, nei momenti in cui l'importante è dare una piccola risposta. Grande, mi sono beccati prima 1.300 euro di multa qua. Il motore è troppo potente, visto? Ma questo tutto è in merito dei Tenersi a destra. sia sì, Voltare a destra. 1.300 sì, Voltare a destra. tutto merito degli ingegneri della Iveco dell'epoca, ma soprattutto in questo caso qua, merito di Ralph Garage. E non so se anche tu sei appassionato di, diciamo, di mod di vecchie glorie. E allora io qua su questo camion ho installato una mod a pagamento che mi dà il motore potenziato da 640 cavalli, i cerchi in acciaio, poi mi dà le marmitte, quelle lì in stile americano, e sono delle marmitte o tubi di scappamento vuoti, e poi cerchi in acciaio qua. So if you will buy the packet mod of the TurboStar, you will find an engine of 600 horsepower. Dalla vittoria prendere la prima uscita. The exhaust pipe on American style, Uscire adesso. the sound of the pipes, open pipes, the engine, and the steel wheels. Et alors, je vais vous conseiller, si vous êtes un passionné du TurboStar, de Ralph Garage, je vais vous conseiller d'acheter la mode PE, que ça coûte 5 ou 6 euros, et vous allez avoir dans ce paquet-là le moteur de 640 HP de puissance. Ok, Puis les accendiamo il cercles motore en adesso. acier, les tuyaux d'échappement en style américain. Andiamo Puis dritti. vous allez trouver aussi les cercles à roues en acier. Et c'est une mode fantastique. Je vais vous la conseiller. Sto cercando un nuovo J'ai percorso. payé 5 ou 6 euros à peu près, mais je suis très Si content. prega di invertire il senso di marcia appena possibile. Va bene. Riorientamento. Grazie. Poi proverò un nuovo percorso. Le mod solo Appena possibile, lo invertire il Stralis. senso di marcia. Ah, ho capito, quindi Poi non è che riorientamento. approfittiamo quasi quasi pure per fare una riparazione, Invertire il no? senso di No, marcia. questo è solo sono rivenditore, ok. Ah, quindi diciamo così, solo mod grafiche utilizzi. Io ti dirò di più. Io Voltare a destra e poi voltare a destra. in realtà anche io qua ho creato una skin sul rimorchio personalizzata e dovrebbe essere anche compatibile con l'attuale versione del software, anche se io quando l'ho Tenersi a creata destra. l'ho creata con la 1.38, non l'ho ancora Voltare a testata, sinistra. dovrò testarla su un altro
un altro profilo che ho. E quindi Prepararsi a voltare a sinistra. diciamo che io è da ora, mi sembra che in marzo è iniziato Voltare a a ho sinistra. iniziato con la rubrica dedicata al Turbo Star di Rough Garage. Eppure all'inizio non utilizzavo molto le mod. Ovviamente mi hanno anche dato un'altra mod da provare, sempre dei camion, e un vecchio Scania, mi pare il 115. Per il momento diciamo che Prepararsi a voltare a destra. sto facendo questa serie dedicata al Turbo Star di Rough Garage, perché a quanto pare la Voltare a mod, destra. questa mod piace. Non credo assolutissimamente che sia per il fatto che diciamo la sto portando bene, però può darsi anche qui. E comunque sta andando bene. E quindi è per questo che sto Tenersi a sinistra e poi voltare a sinistra. andando avanti con la serie appunto dedicata al Turbo Star. Voltare a sinistra. Ovviamente, per chi non lo sapesse, questo nuovo giro del continente europeo preso spunto da una sfida che ha fatto un bravissimo youtuber che si chiama Nazario Onesta, il quale, pensa, Prepararsi a caro voltare a Arvid, sinistra. ha percorso a piedi il perimetro della penisola nostra, cioè l'Italia se l'è girata completamente a A piedi. sinistra. E quindi ho preso spunto dalla sua impresa e ho sviluppato questi due format dedicati al Turbo Star. E ovviamente, per chi sta guardando questo video in replica su Twitch e in registrazione su YouTube, nella descrizione del video troverete anche il link del canale di Nazario Onesta, questo bravissimo YouTuber. So I want to say again that this challenge has been inspired by Nazario Onesta. He's an Italian streamer, YouTuber, and is a very good person. He have run around Italy by foot, and I have been inspired by its challenge. And you will find in the description of the videos, if you are watching this video on Twitch, or if you are watching this video on YouTube, you will find the link of its YouTube channel. Et alors, j'avais oublié de vous dire que je me suis inspiré pour faire ce défi-là pour tourner l'Europe. Je me suis inspiré un défi qui a fait un youtubeur italien qui s'appelle Nazario Onesta. Tenersi a sinistra e poi voltare a sinistra. Si vous ne le connaissez pas, je vais vous laisser dans la description du vidéo. Voltare a sinistra. Je vais laisser aussi le lien pour aller visiter son canal YouTube. Il est un très bon streamer. Un très bon youtubeur. J'espère que vous allez le suivre. Il est très 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 bravo. Questo perché mi ha fatto venire qua? Guarda che impressione che. Ah, ok, perfetto. Ok. E allora, merci beaucoup pour votre attention. E andiamo avanti.
Ah, non lo sapevo. Allora, Pregas. Ah, ma qua non hanno messo nemmeno la barriera. Si era drizzato il rimorchio. Ok. La Romania è uno di quei posti che vorrei andare a visitare. Un po' perché, diciamo, per le mie esperienze passate sono un po' rimasto legato a quelle che sono le terre dell'Est Europa. Insomma, ho passato circa 6 mesi in missione in Kosovo, quindi è rimasto un certo legame con quelle terre. Oh, guarda nuovo, va un draghettino. Bella pure da notare come l'acqua si muove vicino alle ruote. Fatto veramente bene. Quanto ci viene a costare questa traversata? Vediamo un po'. Vabbè. Ah, 65 euro. Credevo molto di più. Ovvia. Per attraversare. Ah, questa spoon 65 euro. Devi sapere che nell'azienda questa qua comandano i collaboratori. Allora, quando mi chiedono, capo, ci serve questo camion qua, e io subito glieli devo comprare perché sono loro che comandano. Prepararsi a voltare a destra. È tutto pagato, lavatura, imbiancatura e stiratura, tutto pagato. Loro quando vogliono qualcosa me lo dico. Infatti, mo penso che siccome l'azienda se lo può permettere, loro mi avevano chiesto una macchina decente, perché loro, sai, giustamente si fanno un cuore così dalla mattina alla sera. E allora penso che regalerò ad ognuno dei collaboratori una bella Ferrari. Eh sì, ma è migliorata tantissimo dal 2012, ormai sono quasi 10 anni di vita che c'ha Euro Truck, e hanno fatto veramente tantissimi, hanno apportato tantissimi miglioramenti al gioco. Anche al feeling con il volante, l'ultimo aggiornamento che hanno fatto, il feedback è diverso rispetto a prima. Si sente quando lo percepisci proprio sotto le mani, quando ad esempio il carico è particolarmente pesante, quando perde aderenza. Io per esempio c'ho il G27. E mi ricorda molto quando giocavo a Gran Turismo 5, Gran Turismo 5, che sentivo proprio sotto il volante il feedback, l'aderenza all'asfalto, quando frena out, queste cose qua. E stanno facendo veramente un grandissimo lavoro. E molti dicono, eh sì, perché tu poi hai comunque, quello è un motore a presa diretta con una ghiera che è collegata direttamente sul volante, parte due asticelle di plastica che scivolano l'uno sull'altro, non c'è la cinghia, quindi il feedback è immediato. Il G29, anche il G29 è un ottimo prodotto, solo che mi pare che rispetto al G27 ha un po' più di plastica. Prepararsi a voltare a destra. Poi per esempio io sul G27 ho già il cambio incluso, ho quando su quattro pulsanti, insomma, oltre a quelli lì, diciamo, A destra. per farti capire, quelli lì del joypad, oltre ai tasti a croce, c'ho i quattro, insomma, allora, per dirle su console,
Il tasto analogico è quello della levetta là. Sono con il volante è tutta un'altra cosa sicuramente. Questo sì. E ho visto pure l'ultimo Thrustmaster, quello lì, che hanno fatto anche ultimamente come si chiama la sfida là. Eh sì, non solo Arvid, il problema, diciamo così, è che su tastiera, quando hai una tastiera che è sensibile alla pressione del tasto, tu se premi il tasto della tastiera in maniera troppo forte, e quello ti fa una sterzata improvvisa. Infatti, quando facevi convogli con alcuni amici, chi giocava su tastiera e schiacciava il pulsante in maniera leggermente più irruente si ribaltava. Eh sì, è vero. All'inizio, infatti, io con Euro Truck Simulator 1 ci ho provato a giocare su tastiera, ma era complicato. E poi vabbè, io Euro Truck Simulator 1 l'ho comprato a fine 2011, inizio 2012. Poi mi sono appassionato ad Euro Truck e mi sono andato a comprare il CD di Euro Truck Simulator 2 Gold Series. E sulla mappa base l'avevo praticamente completata tutta, esplorata al 100%. E poi, quando mi sono appassionato ancora di più e avevo scoperto che c'erano delle DLC, vedendo che non erano disponibili sul sito internet dove poi venivano rilasciati gli aggiornamenti, lessi che c'era un venditore di giochi che si chiamava Steam. E lì c'erano le DLC, e allora da lì poi ho ricomprato Euro Truck, riacquistato, e poi insomma da allora sta qua. Infatti in questo momento io il gioco ce l'ho su Steam, e insomma bella cosa. Venendo dai simulatori di guida che erano Gran Turismo, quelli necessari, sì, tutte le mappe. Quindi diciamo che i DLC mappe sì, ce l'ho tutte. Inizia a sinistra. Infatti ho acquistato anche la DLC, quella lì dei carichi delle macchine di movimento terra della Volvo, che al momento, siccome non sono compatibili con l'attuale versione del gioco. Siccome il TurboStar gira con la versione 1.41, non essendo compatibile, al momento non posso portarla in live con il TurboStar, ma la porto il venerdì sempre su Eurotrack, la porto con lo Scania. E lì ho fatto il primo test venerdì sera. Pensa che ho fatto Tenersi a sinistra. un viaggio di più di 1700 km. Sai quando mi hanno pagato? A proposito Tenersi a destra e di poi questo viaggio, uscire a destra. 1700 km. Scrivi secondo te quanto mi hanno pagato, poi ti dirò. E Uscire a destra. ho fatto un viaggio liscio, senza prendere una multa, senza danneggiare il carico. Ma che, cala, cala. Magari. Andata prima. Vai, vediamo se ci arrivi. Cala, cala, cala. Quando ti dirò quanto mi hanno pagato e quanto ho speso in carburante, tu mi dirai se è stato un pazzo. Allora, mi hanno pagato 600 euro e ho speso di carburante, ho speso 700
750 euro. Vabbè, io sono abituato a rabboccare, però il rabbocco, due rabbocchi in totale mi è venuto a costare 750. Hai capito niente? E quanto erano? Mi pare 80 tonnellate di macchinari, non mi ricordo. Cioè, tu hai capito? 1700, più di 1700 km, 80 tonnellate. Non ci avrei, guarda, manco le spese della benzina mi hanno fatto riguardo. Questo non lo so dire sinceramente. Però poi venerdì ovviamente Tenersi a destra, verificherò, perché voltare a può destra. darsi pure che, diciamo così, era un bug temporaneo. Voltare a destra. A meno che, diciamo, la tariffa. Perché ho fatto questa, più o meno ho fatto la stessa tratta che sto facendo adesso. Sono arrivato, allora, mo ti dico quale tratta ho fatto. Allora, sono partito da, ma mi fermo un attimo. Allora, sono partito da Vilnius e sono andato all'ASI. E mi hanno pagato 600 euro, facendo ovviamente il giro lungo, per la serie io pago. Guarda, in realtà quando l'ho caricato all'inizio non mi dava nulla, perché probabilmente è accaduto perché avevo appena comprato la mod, appena acquistata, l'ho installata, e quindi chissà, può darsi che l'algoritmo non ha avuto il tempo di funzionare in maniera corretta. Però sta di fatto che 650 euro per 1700 e passa chilometri. E devo dire venerdì, perché mo porterò anche, farò anche un test ovviamente anche su Eurotruck. E a proposito, io scusa, su American Truck, e ovviamente io ho approfittato dell'offerta che ha fatto Steam. Praticamente ne ho prese due a prezzo di uno. In pratica ho acquistato la DLC per Eurotruck, sia per American Truck. Tutte e due venivano 9,99. L'ho pagata solo 4,90 euro, qualcosa del genere. Guarda, posso darti un consiglio? Prendilo. Però puoi anche fare una cosa, c'è anche la versione demo del gioco. Io ti dirò che ci ho giocato un paio d'ore appena uscito, mi pare nel 2018. Poi dopo ho detto no, lo devo prendere. Guarda, se eventualmente, ecco, ti è uscito appena un link per vedere se poi ci sono i giochi scontati fino al 70%. Il bot ti ha risposto, vedi? C'è il link. Questo è un sito dove io mo praticamente ci sto prendendo tutto. È InstaGaming. No, ho inserito delle parole in modo tale che quando qualcuno le digita, anche quando non sono in diretta, lui risponde automaticamente, quindi e oramai là c'ho, questo è il 12° acquisto che ho fatto, e devo dire la verità, ho trovato delle cose ormai là, figurati che ultimamente mi pare che Eurotruck l'ho visto a 7 euro e qualcosa, la Gold Edition. Non costa nemmeno tanto, tra l'altro. Prendiamo la larga, altrimenti ci incastriamo un'altra volta. Io penso che il primo acquisto che ho fatto è stata come si chiama? Il Season Pass, non so come si chiama, quella per la PlayStation 4, quella là per giocare online.
E lì pure ho risparmiato, mi pare, 6-7 euro. All'inizio era un po' diffidente, poi dopo ho iniziato a, visto che il sito era serio, e ho continuato ad acquistare da là. Infatti poi anche da lì ho fatto il preordine anche di farming, che pure l'ho trovata a un ottimo prezzo. Diciamo che è un periodo particolare questo qua, per cui se si può risparmiare qualcosina è sempre buono farlo. E quindi comunque ti consiglio, a parte gli scherzi, prova American Truck. E per esempio, rispetto a Euro Truck, lì ci sono i paesaggi americani, poi ci sono anche estremamente dettagliata a livello di natura, diciamo così. Vedi proprio i dettagli delle spiagge, delle foreste, i sentieri, queste cose qua. Provala, ho detto, io ci ho giocato un paio d'ore con la demo presa da Steam e poi dopo ho detto no, questo io lo devo pigliare. E all'epoca mi pare che lo pagai una Ingresso decina adesso. d'euro più o meno, Uscire nel adesso. 2018, appena uscito. Uscire a destra. Prepararsi a voltare a sinistra. Ah sì, vabbè, alla fine Sinistra. non è che costa tanto. Il gioco base poi comunque ti dà, mi pare, due o tre stati che puoi visitare. Quindi diciamo non è che paghi, che ne so, 10 euro, però c'è soltanto uno stato, no? Quello ti dà la California, mi pare Messico e il Nevada, una cosa del genere. California e Nevada sicuro. Comunque ti dà una bella porzione di mappa, per cui diciamo così, in qualche modo compensa il costo, che poi non costa tanto rispetto ad altri giochi, insomma. Costicchia molto ma molto meno. Prepararsi a voltare a sinistra. So I was talking with my friend Arvid underscore 80 about the price of Voltare a the sinistra. games, and we were talking that you can buy some games with the lowered price. If you are interested, you will find the link in the description, and you will type the command game, and the bot will give you the link. So we were talking about ETS, and I see to Arvid that this game, Voltare. the game of American Truck, is full detailed from the nature view and the forest, the small path, and I will suggest you to try the demo. You can find the demo here on Steam, and if you will be attracted by the game, you will buy the game. Alla rotatoria, prendere la seconda. Et voilà, et alors j'étais en train de parler avec mon ami Arvid underscore
80. Uscire adesso. À propos des jeux à prix réduit, et nous parlions de. J'étais en train de parler à propos de American Truck et je lui disais que il y a une petite différence entre Alors, Euro Truck Simulator 2 et conduisez. American Truck. Dans American Truck, il y a les paysages américains. Uscire Mais il adesso. est aussi tout plein de détails naturels. Donc vous allez voir, bien voir les plages, Unirsi a les sinistra. forêts ou Tasto destro. autre chose. Et si A sinistra. vous n'avez jamais joué à American Truck, je peux vous conseiller de télécharger parmi Steam le jeu démo. Puis vous allez voir que ça, si ça va vous plaire, vous pouvez l'acheter à prix réduit. Et voilà. Merci pour votre attention. Tenersi a sinistra. E caro Arvid, come vedi qua si fa esercizio. Diciamo che adesso è mente fresca, ma solitamente quando arrivo il venerdì barra sabato sto un pochettino più, diciamo, fuso tra virgolette, nel senso che poi quando ti fai pure una live di oltre 2 ore l'attenzione è tanta e poi dopo un po', diciamo che tutta quella forza di ricordarti e di ricordarti quello che hai detto e ricordarti delle parole come si dicono nelle lingue straniere è un po' un grande esercizio. Eh sì, Arvid, guarda, io cerco di portare un format differente perché gli streamer di streamer che fanno i gameplay ce ne sono, come si dice a Napoli, fun, e quindi ce ne sono tantissimi, per cui cerco anche di fare una live diversa oltre al fatto che sto sperimentando il soft gaming, e quindi sì, ho alcuni amici ed amiche del canale che non sono italiane. Ad esempio c'era un carissimo un amico che è entrato nel canale giusto una settimana fa. Lui è turco, è emigrato in Germania, insomma stava fuori e lui parlava inglese, se riusciva a scrivere. Ah sì, bravo, ich bin eine Bunder, ah, mi pare che c'hai pure tu. Bravo, che mi ha fatto morire dalle risate. Andare dritto. E poi vabbè, siccome ci sono pure quelli lì che guardano i video in replica, mi è capitato insomma di ricevere dei messaggi in chat in replica di persone non italiane, e quindi diciamo che nel momento in cui è entrata una persona non italiana nella mia live ho iniziato a fare questo esercizio ciclico in multilingua, e poi soltanto diciamo ufficialmente a settembre ho cominciato a introdurre nelle live anche la lingua napoletana. Ma così all'inizio ti dirò di più, l'ho introdotta perché so che la lingua napoletana suscita ilarità, fa sorridere, ovviamente non utilizzo un linguaggio scurrile, ma ho creato una sorta di etica in questo canale, è quella di utilizzare un linguaggio consono, pulito, ed estremamente attento a ciò che dico, a come lo dico, l'espressione del viso, perché ho anche la fortuna di avere spettatori del canale giovanissimi,
Per cui sto Alle 21 cercando prendere la seconda uscita. di creare un format Uscire adesso. che è, come dire, che va bene per tutta la famiglia, per cui la può guardare il papà, la può guardare il figlio di 20 anni, 30 anni, 50 anni, 80 anni, ma la può guardare anche un giovane di 12, 13, 15 anni. Insomma, credo una cosa, caro Arvid, che la comunicazione sulle piattaforme sia estremamente delicata e bisogna prestare molta attenzione a cosa si dice, a come lo si fa, a come lo si dice e tutte queste cose qua. Perché qualcuno magari potrebbe essere attirato dal tuo modo di fare, dal tuo modo di parlare, quindi non è il mio caso perché nessuno si metterebbe ad imitare Fabrizio Dabba. Però potrebbe capitare che magari qualcuno possa prendere spunto, ecco, diciamo Alla così, rotatoria, è prendere lì il che nostro devi posto. essergli buon esempio. Perché io sento il carico della la responsabilità di quello che dico e quello che Unirsi faccio quando adesso. vado in live. Uscire adesso. E quindi è per questo che cerco di essere quanto più corretto possibile. E se qualcuno è meno accorto che magari ha un'età particolarmente giovane e mi chiede un consiglio, e allora diciamo anche mi Alla metto nei rotatoria, panni di un prendere la seconda genitore, anche uscita. se io non sono genitore, Unirsi adesso. però presto Uscire molta adesso. attenzione a dare consigli e tutte queste cose qua. E quindi diciamo che è un po' come se mi sentissi un po' genitore degli amici giovani che mi onorano della loro presenza durante le mie live. E quindi senza volerlo hai scoperto un lato di Zio Dab qua. E perciò bisogna pesare Tenersi a sinistra. il linguaggio e tenere sempre un linguaggio potabile proprio per queste cose qui, perché non si sa mai. Non Alla rotatoria, prendere la seconda uscita. si sa mai dall'altra parte l'utente, l'età dell'utente, ecco, per cui Unirsi a destra. bisogna essere sempre attenti, sempre. Essere sempre Uscire attenti adesso. e a quello che si fa anche in gioco, perché noi un po' più grandicelli sappiamo che Prepararsi a votare adesso. tipo un GTA è un gioco e magari altri potrebbero commettere gravi errori Uscire nella vita adesso. reale. E quindi ad esempio quando ho portato giochi, diciamo, tipo Sniper Elite per un periodo, ricordavo sempre durante le live che il gioco è un gioco e nella vita reale sti cose non si fanno, come si dice in napoletano, che queste cose non si fanno. L'ho detto, ripetuto e straripetuto ogni volta che ho fatto le live. Proprio perché magari se a qualcuno un po' in fase di maturazione gli venisse la malsana idea di imitare determinate azioni nella vita reale, sa che dice, sa che non si fa perché è la vita reale è la vita reale, il gioco è il gioco. E quindi ancora una volta ribadisco Unirsi a destra e poi uscire sempre il adesso. concetto: massima attenzione quando si dice qualcosa, anche perché poi parliamoci Votare adesso. chiaramente. Il mondo digitale resta. Io questi video, una volta che cioè una volta che ho fatto la live qui su Twitch, poi Alla rotatoria, prendere la prima uscita.
Nelle 36 ore successive il Inizia a video destra. è presente su YouTube. Perché io essendo affiliato a Twitch, Twitch ha per 24 ore l'esclusiva di un video o di un contenuto, per cui io mi attengo a Andando. quello che mi dice Twitch e cerco anche di lasciare una traccia buona. No, guarda, in realtà Twitch lo fa automaticamente, fai export su, una volta che hai collegato il canale YouTube fa tutto da solo. Devi soltanto andarti a caricare tipo gli hashtag, oppure lei alla descrizione, tutte queste cose qua. Fa tutto da solo. Come visualizzazione, beh, rispetto a Twitch, per esempio, il mio canale è Twitch, le visualizzazioni, anche gli iscritti. Ce ne sono molti più qui su YouTube, su Twitch, scusami. Twitch mi pare che ho superato le 200 iscritti al canale. YouTube ne avrò scarsa una trentina, forse 35, 36. Però io li archivio lì, li lascio lì come archivio, perché Twitch diciamo che ti lascia il backup limitato. Allora, su Twitch sono dal 24 maggio del 2020, però diciamo che lo stream un po' più sistematico l'ho fatto da gennaio, quindi diciamo che meno di un anno, e l'affiliazione a Twitch l'ho avuta a giugno. E quindi mi piace condividere i contenuti e cerco di portare un po' di lasciare un po' di scelta, ecco, cerco di dare un po' più di giochi. Non sono, diciamo, proprio Alla fermo domanda solo su "Quanto tempo due o tre finisci?" giochi, ma cerco di variare. Non è un canale, diciamo, monotematico o bitematico, ma cerco di variare e girare. Anche perché, per esempio, poi come i tanti amici streamer come te, come la Zappa Stort, Fernbus, eccetera, eccetera. Io quando devo fare una live, prima di inserire un programma, io vado a guardare la programmazione dei canali amici. E se il canale amico, ti faccio un esempio, porta farming in un determinato giorno, e io so che magari gli porto via degli spettatori. Io quel giorno non porto farming, ma porto un'altra cosa, porto per esempio Euro Truck, American Truck, perché ho un grande rispetto. Poi che uno, come dire, non mi fa compagnia durante la live, mi può dispiacere, ma fino a un certo punto, perché credo che la coerenza e la solidarietà in generale siano Prepararsi a voltare a destra. la solidarietà è importantissima, per cui se posso dare mano a un altro canale Voltare a destra. non mi crea problemi, pure se perdo qualche follower mi può dispiacere, però almeno so che da me se n'è andato, ma è andata a seguire anche un altro canale. Potrà sembrare strano sto ragionamento, però è così. Infatti, non a caso io random faccio pubblicità ai vari canali amici Twitch. Anche non amici, chi si iscrive c'ha un canale, fa lo streamer, gli dico che tu stream, sì, allora scrivi in chat il nome del canale, così chi guarda il video
in diretta o in replica, caso tu sia su YouTube, almeno ti viene a fare compagnia. E come dice la mitica, il mitico Fernbus, scambiatevi un follow di pace. E quindi, followiamoci. E beh, infatti, ma io poi tengo conto, ho diciamo dei criteri, ovviamente non è che lo faccio oggi, allora, ti faccio un esempio, io per esempio non sempre con te o con gli altri amici streamer posso essere presente nelle loro live, però per esempio sto su YouTube, mi sto vedendo un video. Magari, vedo che ci state voi in live, stai tu, la pastorta, 9 giri, chiunque sia, state quattro di voi in diretta. Io mi apro quattro pagine del browser e poi le lascio aperte, poi ciclicamente ogni tanto cambio attivo l'audio da un'altra parte, perché intanto fai visualizzazione. Poi soprattutto per i canali che non hanno ancora l'affiliazione tipo Wopparunner, questi canali qua, io li lascio aperti pure mentre sto facendo qualche altra cosa, tipo sto in stanza o magari sto facendo altre cose, io faccio le visualizzazioni, almeno così pure loro riescono a Tenersi a sinistra. raggiungere l'obiettivo. Orientare a sinistra. Io per esempio so che arduo raggiungere quell'obiettivo. Voltare a sinistra. Io ho avuto la fortuna di aver avuto tanti amici, bravi amici streamer, ma tutti, ma in particolare Fernbus. Io ancora oggi lo ringrazio e l'ho detto anche in altre live. Il mitico Fernbus, quando io avevo solo 30 Fernbus 08, guarda, se non lo conosci, è un bravissimo streamer, è toscano. Ok, aggiungiamo un Guarda, nuovo Fernbus. seguilo perché è un bravo ragazzo. È, come si dice a Napoli, un piezzipane, è bravissimo, è educato e fa un sacco di live divertenti. Poi magari se lo segui gli mandi saluti in live da parte mia. E ti dicevo che l'amico Fernbus, io da 30 spettatori, durante le mie live, arrivavano persone e mi dicevano siamo gli amici di Fernbus, e quindi ovviamente venivano a seguire il canale, e così ho fatto anch'io con loro, insomma. E lui veramente, grazie a lui, questo canale ha raggiunto degli ottimi obiettivi. Io sono riconoscente a tutti gli amici streamer, anche quelli lì che magari come te o come altri che o come faccio io passano in live, ti fanno il saluto a volo e poi se ne vanno. Vuol dire che è una cosa piacere. Ah, io l'ho presa grazie a Zappassorte. Vedi, poi si diventa pure, diventa anche una sorta di famiglia, diciamo così. E io vago! E io vago! E allora chi è? Oh, Alfredo, carissimo, buon pomeriggio, forse buonasera, vabbè, diciamo buonasera, ma più al momento qua all'ora l'orologio non si riesce a leggere, quindi carissimo Alfredo, buonasera. E qua con noi c'è l'amico Arvid underscore 80. Arvid, Alfredo è un altro di quei carissimi amici molto giovani che seguono il canale. La forza ruspanda del canale. Bravissimo ragazzo. Alla grande Alfredo, a te come va?
Mi auguro tutto a posto, come dice da queste parti. Buon inizio di settimana, anche se è martedì. Diciamo buon inizio di settimana live. Com'è il tempo lì a Milano? Qua oggi, a Napoli, qua insomma, ha fatto un po' d'acqua, però si è fermato fortunatamente. Però è sempre nuvoloso, mamma mia. Ah, meno male, almeno lì da voi si sta bene. Qua diciamo che uno è un po'. Noi esseri umani siamo un po' come i pannelli solari qua. Quando ci sta il sole ci sentiamo di buon umore, quando invece il sole non c'è, allora io parlo per me, mi sento un po' più invogliato. Infatti, oggi ho fatto pure un po' di ritardo qua con la live, però poi mi sono anticipato mentre ho cercato di risolvere anche alcuni problemi tecnici. Sono riuscito a fare pure l'esercizio di riscaldamento per la voce. E allora, cari ragazzi, Alfredo, tu mi dicevi che, se non ricordo male, anche tu giochi a Euro Truck. No, guardi, in realtà l'ho impostato io il cambio manuale. Ho la leva del cambio, però diciamo che al momento lo porto così perché è un po' più rilassante, però poi ritornerò un'altra volta a utilizzare il cambio manuale. Cambio automatico reale, cioè innesto le marce in avanti, innesta le marce che vanno avanti a fall e poi la retro, cioè tre posizioni centrali. E 640 cavallucci qua al free, fatto è serio. Quelle 640 cavalli della mod a pagamento qua, della mod di Rough Garage, qua devo uscire, non sapevo. 640 cavalli e gestirlo con un cambio manuale, quello il camion, quello fa la penna fa. Voi non ve ne accorgete, però io quando parto da fermo il muso del camion tende ad alzare, strappa in altezza, e quindi è per questo che devo tenere Unirsi a destra. a bada Uscire a destra. il Turbo Star qua. Uscire a destra. Boh, mi gira un'altra volta. Mamma mia, speriamo che non è la deviazione per andare dritto là. Diventa un macello. Qua, raga, dovete sapere che ogni volta che io faccio delle tratte strane, Prepararsi a voltare a sinistra. ci sono sempre gli inconvenienti delle deviazioni sulle strade. Hai ragione, Alfred. Ma quelle è la mod a pagamento di Ralph Garage. Praticamente hanno messo una mod che ti dà, oltre al motore da 640 cavalli, i cerchi in lega, i marmittoni in stile americano, come non si vedono. Aspetta, forse in radina. No, deve andare per forza la luce. Comunque, i marmittoni in stile americano, il suono delle marmitte aperte, insomma, sì, è una bestia. Veramente un signor camion. Cacchio, questo è doppio senso di circolazione, sta strada. Fatto bene. Io l'ho provato con il motore base da 480 cavalli, pure belle soddisfazioni mi ha dato. Poi ho acquistato la mod a pagamento con i 640 cavalli Unirsi a e destra. va molto bene, altrettanto bene. Ma io qua non ho capito però questa che strada mi fa fare. Vediamo un attimo.
No, allora devo fare. Eh sì. Mannaggia. Ah, giusto. Ok, aspetta, facciamo così. Ecco qua. Di quanto allungo? Ok. Tutto è pronto. Strada Osserva le interrotta. multe. Tenersi a sinistra. Le multe, allora, appena sono, pensa che a proposito di multe, appena ho lasciato la prima città della Romania, ho pagato i primi 1200 euro di multa perché ho superato di 5 km orari il limite massimo. Poi ne ho presa un'altra da 200, che è un semaforo, poi dopo ho detto basta. Che poi mi distraggo ogni tanto, no? All'inizio sto tutto bello concentrato e magari non presto attenzione ai limiti di velocità, o perché magari sto leggendo la chat, e quelli al semaforo non hai tempo. Appena scatti il giallo ti devi fermare, altrimenti ti arriva la spogliatella. Dovrebbero rivedere un po', secondo me, i tempi dei semafori dal giallo al rosso, troppo veloci. Appena ti distrae, paf, arriva la multina. E allora approfittiamo per saldare tutti quanti e mo faccio Tenersi a destra e poi uscire a una destra. bella strombazzata di clacson. Tutto per Uscire a voi, destra. per te Alfredo, per Arvid80 e a tutti voi che state guardando questo video in replica su Twitch e voi che lo state guardando su Prepararsi a guardare a YouTube. destra. Girare a destra e noi giriamo a destra. Voltare a destra. Ah, voltare. Ok, voltiamo a destra. Comunque, cara Freda, stiamo nel Turbo Star, è proprio Prepararsi a voltare a alto destra. livello. Puoi scaricare la mod base che è Voltare a gratuita dal destra. sito internet di Ralph Garage. Ci sono un sacco di mod gratuite, anche quelle dei rimorchi. Infatti, mo, proprio ieri ho scaricato alcuni rimorchi. Ok, Alfredo, carissimo, grazie ancora per essere passato. Ti auguro una buona continuazione di serata, una buona cena, casomai. Tanti a stasera vati in replica, quindi buona continuazione di serata, buona cena e buona giornata per domani. E buon divertimento, e buon di tutto, vai! Un abbraccione! Limite 120, ma 120 qua questo mezzo non si può andare. Tenersi Infatti a qua devo destra e uscire. poi uscire a destra. Oh, devo uscire? Sì, Uscire ok, a destra. perfetto. Ah, è giusto perché devo prendere la stessa strada di prima. Ok, allora. Ah, tutte queste deviazioni qua. Questi incidenti. Speriamo che non si sia fatto male nessuno. Octager, sempre dritto. Ok. Capparoggero. Ci facciamo questi 320 km qua. Anche io le ho diminuite sull'altra. Ah, qua il semaforo c'è. Le ho diminuite sull'altro profilo.
Diciamo che qua più o meno. Diciamo che è abbastanza comodo per me, perché in certi casi mi fa allungare anche un pochettino di più la live. Ovviamente ho ridotto la percentuale di probabilità di beccare le deviazioni, quindi rispetto alle impostazioni base l'ho ridotto di un pelino. E è Arvid. E quindi Arvid, le lascio sempre qualcuna qua su questa qua. Invece quando vado su multiplayer il venerdì le ho lasciate proprio un pezzettino, ma proprio di parecchio. Che mi dà su 10 live che faccio me ne è capitato forse un quarto, manco una. Sì, è che in certi momenti queste deviazioni sono un po' buona mezza rottura di scatolette, però ci sta, che diciamo che anche nella vita reale capita una strada interrotta, una cosa, però poi quando ci stanno troppe effettivamente ci vuole solo l'elicottero. Ah. Pensa che all'inizio, quando ho comprato Eurotrack, appunto, sì, Eurotrack, le interruzioni non c'erano, zero. C'erano le mod che ti mettevano le interruzioni delle strade, i lavori, queste cose qua. All'inizio non ricordo che. O ero fortunato. Tranne ovviamente i, diciamo così, i lavori perenni che trovi poi nei tratti quando ti muovi dalla Francia verso l'Inghilterra, insomma, quelle situazioni là. Io non ricordo di averne trovate deviazioni. Ti ho detto, io ci fu proprio il periodo che mi scaricavo le mod per le deviazioni, lavori in corso. Però per esempio all'inizio io pure mi divertivo a guidare un po' alla GTA, però in single player, ovviamente quando la strada lo permetteva. E quindi venendo da Gran Turismo tagliavo le curve, queste cose qua. Poi dopo, sai, una, due, tre volte, poi dopo cerchi di essere un po' più simulativo. E quindi poi ho iniziato a guidare decentemente. Però all'inizio pure io mi sono... Ho utilizzato una guida un po' più arcade, per dirla come direbbero quelli che masticano bene l'inglese. Poi ho provato anche le mod da 1000 cavalli. Aspetta, poi prima che uscisse il telaio 8x4 c'erano delle mod 8x4 con i cerchi in lega stile Formula 1. Le ho provate tante di mod, mi sono divertito all'inizio, poi dopo le provi, poi ti togli lo sfizio e... però poi dopo dici meglio competitivo, un po' più realistico. Esatto, sì, ma infatti così. E all'inizio ho detto, l'ho giocando da, venendo da Gran Turismo, diciamo che usavo ancora una guida un po' più sportiveggiante. Poi dopo, quando ho iniziato a ingrandire l'azienda, quindi ho preso i primi collaboratori, allora là ho detto bisogna fare le cose per bene. E infatti da lì è iniziato ad essere molto più simulativo. Diciamo che nel single player io guidavo come alcuni giocatori su Track SMP,
insomma, giocavano là. Con l'unica differenza che io non è che mandavo a come dire, a urtare con gli altri mezzi, boh, in stile autoscontro delle giostre, ma lo facevo tranquillamente. Invece, boh, fortunatamente su Trackers MP, da quando ci sono, si è aperto il multiplayer ufficiale, diciamo che non c'è quasi più nessuno. Forse saremmo rimasti non più di 4.000 utenti ancora su Trackers MP. Siamo una nicchia, eh sì, è vero, siamo una nicchia noi realisti. Eh sì, perché poi, cioè, una volta che ti sei divertito a avere una guida un po' più sportiveggiante, poi dopo un po' più simulativo, perché poi ti inizia anche a pesare il fatto che se dai una botta e tu devi pagare il mezzo e poi il mezzo non è più efficiente come prima. Perché ho notato una cosa, che finché prendi un colpo laterale, tu più o meno il mezzo ancora lo riesci a recuperare. Il problema è quando prendi il frontale. Quando prendi il frontale, dopo sei molto più soggetto alle rotture del mezzo. Alla rotatoria, prendere la seconda uscita. E quindi là sono dolori. E questo l'ho notato, Uscire adesso. diciamo così, per esperienza diretta. E il Minimo. camion è come se Troverò un nuovo percorso. perdesse la Si prega di robustezza. invertire il senso di marcia appena possibile. Ah, ma sta qua il distributore. Però sono sempre stato, diciamo così, ho sempre cercato di essere quanto più simulativo è possibile. E boh, che c'è sto bestione di, eccole qua i marmittoni, eh. Questo è il kit nella mod da pagamento. Ci sono sti marmittoni, i cerchi, questi qua, poi il suono. Senti la turbina. I cerchi poi mi ha dato il cambio, il suono. E guarda, posso tirare da Arvid, ne è valsa la pena. 6 euro spese bene. E me ne sto vedendo veramente bene di questi 6 euro che ho dato a Ralph, perché veramente se li merita, o mi pare 5-6 euro, credo che sì. E mo molto probabilmente Alla rotatoria, sto prendere la pensando di seconda uscita. acquistare Minimo. un'altra Adesso. mod con il semi, come si dice, semi rimorchio là, insomma, quello con il baule, il cassone dietro e il rallato, e provare un pochettino com'è. Merita, Ralph veramente merita, le ho provate tante di mod, e ho deciso poi di acquistare la mod a pagamento quando ho iniziato a vedere che le visualizzazioni dei video, non tanto in diretta, ma i singoli video aumentavano ancora prima che io potessi avviare le repliche delle trasmissioni. E allora là, poi vabbè, già c'avevo altri amici che già avevano questa mod qua, me l'hanno consigliata, io ho fatto le mie valutazioni, ho provato la mod base, poi ho detto, oh, andiamo a prendere la mod del tuning pack. Infatti non ci ho pensato due volte ad acquistarlo ed ho fatto bene, perché veramente ho trasportato l'impossibile, carichi da 60-70 tonnellate senza problemi, con 640 cavalli,
Scendeva di qualche chilometro orario e poi rimaneva costante nella velocità. E questo mi ha colpito. La fluidità, la costanza di questa mod qua, o del mezzo in generale. Poi parliamoci chiaramente, Arvid. Questa è potenza pura. È pura potenza, non è elettronica, per cui quelle muscoli. È tutto muscolo, motori di vecchia concezione. E poi ho visto un video su YouTube a proposito dell'S-Way, che hanno fatto una versione tributo al Turbo Star. Cioè praticamente l'S-Way, poi sulla cabina hanno scritto nella tabella Turbo Star. Bello il tributo, però come hanno detto anche altri amici appassionati, sarebbe stato bello se il Livico avesse rilasciato un Turbo Star 2.0. Sarebbe stata un'ottima cosa rimettere in commercio anche a tiratura limitata quello che è stato un mezzo d'élite del trasporto italiano. Ma 120 km, siamo quasi Venice, a Ienis. Limite 110, ok, possiamo metterci pure a 90 km orari qua. E poi nel Sisl Pack Mod Pack, non so se si nota, ma se guardi attentamente la DeLorean nell'angolino del vetro del guidatore noterai una piccola luce verde. Devo andare ora, mi fermo un po' in Allora, ombra dottore, così. prendo E l'anello, no? praticamente quello è il flusso canalizzatore della DeLorean che sta Uscire. flussando, nel senso che funziona. Guarda. Non so se si nota così. E comunque, quello è il flusso canalizzatore. Ci ho fatto caso in una live che era totalmente a buio. Guardavo la DeLorean e dicevo: ma che è sta luce? All'inizio credevo che fosse praticamente un effetto delle luci esterne. Poi soffermandomi bene, mi sono accorto che il flusso canalizzatore che stava flussando. Grande Giove. E che ve lo dica a fare. Per noi appassionati di Ritorno al Futuro. Sto cercando un nuovo È un percorso. toccasana. Eccoci qua. Tenersi a sinistra. Riorientamento. Ah, perfetto. E che me li fa andare contro mano? Già mi ha fatto una multa di 200 euro qua. Non me ne ero nemmeno accorto che fosse una strada a doppio senso di circolazione. Vai. Ok. E noi continuiamo. Approfitto per fare una breve presentazione del canale per chi in questo momento stesse guardando il video in replica. Io mi chiamo Fabrizio e in questo momento state guardando la
un video sperimentale, un format sperimentale che si chiama Soft Gaming. E lo scopo di questo nuovo format è quello di far sì che voi che guardate una live o un video in replica oppure un video su YouTube vi sentiate rilassati, e se siete entrati per curiosità in questo canale e state guardando questo video in maniera curiosa e vi sta piacendo il format, ecco, vi invito a seguire il canale in modo tale da insomma aiutarmi a far diffondere questo nuovo format. Io vi ringrazio come sempre, adesso passiamo alla presentazione in lingua inglese. Hi everyone, I will present myself. My name is Fabrizio, and welcome to the stream, or welcome in the rerun if you are watching this video on rerun here on Twitch. And thank you so much if you are watching this video on YouTube as well. In this moment you are watching not conventional way to streaming. You are watching an experimental format that I am trying to invent, that is called soft gaming. And the goal of the soft gaming is letting you feeling relaxed while watching this video or a live streaming. I hope you will enjoy this kind of new format, and I hope that you will, if you are watching this video moved by curiosity, please follow the channel if you are loving this new making gameplay. Thank you so much. Arvid, tranquillo, non preoccuparti, grazie per la compagnia. Quando vuoi, a disposizione. Ti auguro una buona continuazione di serata, una buona carica a batterie, e poi ci vediamo nel tuo canale appena vai streaming. Grazie, dottore. Alla prossima. E allora, je disi, j'étais en train de remercier mon ami Arvid underscore 80. Et alors, je disais, bienvenue dans le canal. Bienvenue dans la direct. Je m'appelle Fabrizio. Et ce que vous êtes en train de regarder dans ce moment-là, c'est la création d'un nouveau format qui s'appelle Soft Gaming. Le Soft Gaming, son but, c'est celui-là de relaxer les personnes qui regardent une direct ou un vidéo en réplique ou une vidéo normalement enregistrée sur mon canal, dans mon canal YouTube. Si vous êtes entré par curiosité et vous êtes en train d'aimer ce genre de faire de créer des contenus ici sur le web, et s'il vous plaît suivez le canal, laissez un follow au canal ici sur Twitch et même sur YouTube. Merci beaucoup encore une fois, merci. Et un bon spedizione, grazie per la collaborazione, bello però bella sta mod di Raf Karaj. Ok, allora mi devo allargare un po', altrimenti piglio il palo di qua e il palo di là.
sinistra, vero? Ah, sempre dritto, ok. Muovo alla prossima rotonda, prossima uscita, devo uscire, ok. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Ok, qua mi pare che... Ah, è una sola, ok. Quindi non mi metterò a fare il giro giro tonde. Uscire a destra. Uscire a destra. Alright. Perfetto. Alright. Abbiamo fatto un altro bel percorso. Una bella tappa con il mitico Turbo Star di Ralph Garage. E come sempre è stato estremamente piacevole e gradevole guidare questo mezzo, fatto molto ma molto bene. Se non l'avete provato, troverete nella descrizione del video il link per visitare il sito internet di Ralph Garage, la pagina Facebook di Ralph Garage, oltre ovviamente a trovare il link per acquistare Euro Truck Simulator 2, le DLC, oppure anche altri giochi multipiattaforma a prezzi scontati fino al 70%, e sarà possibile anche preordinare Farming 22, sempre nel link in descrizione, sia per voi che state guardando questo video in diretta e sia per voi che guardate questo video in replica su Twitch e su YouTube. Oltre a questi link troverete i link dei miei canali social, che sono YouTube, Facebook, Instagram ed ovviamente anche Twitch. Poi ovviamente i link li trovate anche nell'informazione della pagina, le informazioni del canale. Poi l'appuntamento con il Turbo Star è per martedì prossimo. Questo video sarà disponibile su YouTube giovedì a mezzogiorno. Poi per voi che state guardando questo video in replica, io vi ringrazio di averlo guardato fino in questo momento. Restate sintonizzati perché al termine di questo video continuerà la programmazione, la replica della programmazione del canale. Adesso passiamo a salutare gli amici in lingua inglese. So thank you so much again for watching this live streaming. I hope you enjoyed this stream. Our rendezvous it's for next Thursday. You will find this video on YouTube on Thursday at 12 p.m. If you are interested to buy this game, Euro Truck or other games for multi-platform, so it's PlayStation, Xbox, etc., etc., you will find the video in the video description here on Twitch or on YouTube. A few links that are the link where you can buy the games, the link of Ralph Garage site where you can download the mod base of Turbo Star and other mods for free, the Ralph Garage page, Facebook page, and my social media channels that are YouTube,
Facebook, Instagram and Twitch as well. Our rendezvous is for next Thursday, and again you will find this video on YouTube on Thursday. If you are watching this video on rerun, please don't leave this video. And after this video you will watch the other content of the programmation of this channel. So thank you so much, and now I will talk to my French friends. Et alors, merci beaucoup à vous pour m'avoir fait de la très bonne compagnie. J'espère que je vous ai fait de la bonne compagnie, à vous que vous êtes en train de regarder ces vidéos en réplique ici sur mon canal Twitch, mais si vous êtes en train aussi de regarder ce vidéo sur mon canal YouTube. Et si vous êtes intéressé à acheter Air Truck Simulator 2 ou autre jeu à prix réduit, multiplateforme, à prix réduit jusqu'à 60-70%, vous allez trouver des liens dans la description des vidéos, soit sur Twitch que sur YouTube, que sont le lien pour acheter les jeux à prix réduit. Puis vous allez trouver le lien pour visiter la site internet de RAF Garage et donc pour télécharger la mode base du TurboStar ou autre mode et éventuellement acheter des modes qui sont excellents. Puis vous allez trouver aussi les liens de mes canaux social media qui sont YouTube, Facebook, Instagram et aussi Twitch naturellement. Si vous êtes en train de regarder ces vidéos en réplique, ne quittez pas la vidéo. À suivre, vous allez regarder la programmation du canal. Merci beaucoup encore, restez synchronisés dans le canal. Et maintenant, je vais saluer les amis en langue napolitaine. Encore merci beaucoup à tous, merci. E allora, come sempre, io vi ringrazio la compagnia che mi ha fatto. Vi ringrazio a stessa e spero che vi fate una buona compagnia a voi che da questo momento state guardando questo video in replica, che è a Twitch, ma anche registrato in coppa a YouTube. Se siete interessati a vacata Euro Truck Simulator 2, a prezzo scontato o a di yoga per PlayStation, Xbox, quindi molte piattaforme, tutto la descrizione dei video, sia in coppa Twitch che in coppa YouTube, trovate link, diversi link, fra cui appunto un link a roba potete accattare e yoga scontato fino a 70% e sparagnate una bella cosa di sorte. Poi trovate pure ovviamente link per siti internet di RAF Garage. Ora potete scaricare a mod base RoturboStar e i rimorchi gratuiti, e poi ci stanno pure in mod a pagamento, diciamo che non vale la pena perché RAF Garage è proprio bravo. Poi trovate pure i link per i canali social mia, caso YouTube, Facebook, Instagram e ovviamente pure Twitch. Poi questo video è disponibile in coppa YouTube giovedì a mezz'ora e mo la già ricevuta agli amici francesi perché mi sono pure scordato. Quindi l'appuntamento con TurboStar e RAF Garage è per martedì prossimo. Grazie ancora. Poi se state guardando questa replica non vi muovete perché mo appena fornisce questo video continua la programmazione del canale. Grazie ancora a tutti. E allora j'avais oublié de vous dire que vous pouvez regarder ce vidéo sur mon canal YouTube jeudi à midi. Merci beaucoup. Thank you so much everyone. Grazie a tutti quanti. E come sempre, state voi buoni.